Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti sul canale di Sitim per una nuova puntata con le gare dell'Union Manufacturers Trophy. Io sono Mirko di C10 e con me c'è. Bazzo, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera Enrico. Ci troviamo in quegli Interlagos, come abbiamo visto tutta la settimana. Queste sono le ultime lobby del secondo round. Questa sera ci troviamo a commentare la lobby A29 di categoria Elite. Quindi siamo quasi al top. Tra l'altro, settimana in cui sono uscite anche le classifiche ufficiali. Quindi c'è chi vuole fare sicuramente meglio, chi vuole fare qualche punto in più. Quindi Interlagos tracciato diverso da Daytona. Molto diverso, soprattutto sull'usura gomme. Ne abbiamo avuto la dimostrazione tutta la settimana che qui veramente fa la differenza la gestione gomma. Qui la gestione gomma fa il 90-95% della gara. Tracciato che presenta una conformazione più tortuosa nella sua parte interna, la parte appunto che va a mettere sotto torchio quelle che sono le gomme, visti anche i consumi e l'obbligatorietà nell'andare a montare tutte e due le mescole disponibili, che ricordiamo essere la morbida e la media. Format di gara sempre 5 minuti la qualifica, 40 minuti la gara, quindi pochi giri a disposizione dei ragazzi per potersi prendere anche solo la pole position. Harry, andrei a ringraziare anche quelli che sono gli sponsor che permettono lo svolgimento delle gare e la realizzazione di contenuti di questo tipo. Quindi sponsor che vediamo passare in questo momento in sovraimpressione, quindi un grazie va anche a loro per lo spettacolo che andremo a vedere nei Prossimi prossimi minuti. minuti, sì. Intanto Quindi. salutiamo Jeff che è entrato nel nostro canale. Ciao, Ciao ciao Jeff. Jeff, benvenuto, ben ritrovato, anche lui impegnato nella settimana. Intanto i piloti sono già stati avvisati che alle 21 avranno avvio le qualifiche. Manca ancora un minutino, una trentina di secondi, quindi Divertente anche attendiamo l'avvio. stasera, divertente, divertente, sicuramente. Auto diverse in pista, qualche auto Molto diverso, più. ho visto, stavo guardando, perché abbiamo un azzardo di Johnny con una Vantage V8 che tanto di cappello. Sì, troviamo poi anche qualche vettura che abbiamo già visto, come il 458 Italia. Troviamo anche un Aston Sì, e è una una Mazda. G70, una Mazda 3 Una e una Mazda 3. G70. Quindi le andremo a vedere adesso in gara, anche perché in questo momento vengono avviate le qualifiche, quindi possiamo passare anche alle immagini che ci arrivano dal tracciato in cui entreremo in modalità guarda la gara. A breve, appena il gioco ce lo consentirà, ecco, in questo momento andiamo con il nostro con le nostre bellissime inquadrature dall'interno delle vetture finché esse rimangono all'interno dei pit. Andiamo a mettere anche quelle che sono le informazioni di gara. Il primo a uscire è Paolo. Paolo, quindi lo andiamo a cercare con le Terza inquadrature. posizione te lo Adesso dovrebbe appena dare. sì, appena mi si sistemano un po' i numeri di lato, andiamo a fare anche un breve riepilogo di quelli che sono i piloti impegnati oggi in pista. Nel frattempo vediamo anche appunto Paolo, il pilota del Team Cobra. Ecco qua che si è sistemata la Sei griglia aggiornata, sì. laterale, quindi troviamo poi successivamente Ulix, Team Lion Motorsport, se non ho visto male, Sitter Barba, Thundery Racing, Cerbero con 3 più 3, Paperoski, Racing Monster Team, Johnny Q2 del Kronos eSport,
Big Fish, Team Thunder, Tombi Fofi, Outplayed Academy, Gela, The Racing Jets Club, Alpha Strike con la Mazda 3 che menzionavamo prima, Area 51 e M-Walter con questa G70, anche questa una vettura particolare, Sì, in diversa dal questa, solito. in questa lobby veramente tante macchine diverse. Sarà curioso. Beh, sappiamo intanto che Mazda come macchina GR4 direi che è ottima auto. L'unico problema è la trazione anteriore, ma se gestita bene, vediamo cosa ci farà vedere Alpha Strike. Sì, intanto le inquadrature che vanno su Paolo 2553, che è il primo pilota che andrà a registrare un tempo valido, forse anche l'unico pilota che avrà a disposizione un giro in più di qualifica, giro in più di qualifica in cui le gomme arrivano un pochettino conciate, quindi difficilmente si riesce a portare. Sì, abbiamo visto in passato che non l'ultimo, il terzo giro, già il secondo, qua tutto il primo giro. Forse Daytona che portava un tratto forse meno guidato, meno impegnativo per gli pneumatici. Il terzo giro era diventato un po' più, anzi forse non si faceva neanche, si riusciva a fare forse il secondo Sì, a Daytona. sì. Daytona il secondo era il migliore, anche perché comunque magari potevi usufruire un po' più della scia. Qui la scia comunque dà fastidio. Dà E fastidio incide perché nettamente di meno anche perché la sì. parte percorsa in rettilineo Sì, è inferiore, anche se esatto. questo rettilineo su cui si sta accingendo Paolo per andare a chiudere il suo primo giro lanciato è molto lungo, quindi anche qua la scia viene sfruttata molto dai piloti. Paolo che arriva adesso sul traguardo per registrare 1:37.455, Ma dietro lui Ulix arriva glielo porta via. Ulix, ma Barba, glielo toglie barba, barba. Barba. Arriva anche 3 più 3 che si mette davanti, arriva Paperoschi, arriva Johnny, Paperoschi in quarta, Johnny in sesta, attenzione perché è arrivato Tombi Tommy Fofi, Fofi. ragazzi, gran tempo, 37-1. 37-1 per Tombi Fofi in questa lobby elite, vediamo che c'è ancora forse M-Walter che deve chiudere il giro 1:38.5, quindi alto per il pilota DC con questa G70. Quindi Tombi Fofi si prende la pole position momentanea, si trova alle spalle di Big Fish, quindi questo potrebbe creargli in questo momento un po' di noia. Ottima prestazione anche di 3 più 3 del team Cerbero in seconda posizione, ottima terza posizione per Barba. Ulix scende in quarta, Paperoschi in quinta. Paolo, il primo pilota a riregistrare il tempo in questo terzo giro, vediamo, è viola in questo momento, quindi attenzione, pole position a rischio per Tombi Fofi. Paolo sull'ultima curva in salita per il rettilineo principale dell'autodromo brasiliano di Interlagos. Anche perché si stanno migliorando tutti, eh. Questo darà Vediamo una fase Paolo cosa ci scoppiettante. dice. Attenzione, 37-2 grande, si migliora. secondo, attenzione, migliora anche Ulix. Barba Barba prende la pole. va davanti con 39 millesimi, prendono bandiera tutti, migliora Johnny, sempre sesta posizione per lui, migliora anche Gela che se non erro rimane in ottava posizione. Alpha Strike, adesso sono praticamente arrivati tutti, manca solo M. Walter. Quindi per lui la chiusura in questo momento con Si 38.061. migliora, si migliora, ma non ce la fa. No, rimane in ultima posizione il pilota DC Team con la sua G70. Quindi andiamo a mostrare quelli che sono i risultati della qualifica. Qualifica che vede il pilota Thunder Racing Barba partire in pole position con il suo 458 Italia con un miglior giro di 1:37.115, stacca di soli 39 millesimi
Tombi Fofi in seconda posizione, terza posizione per Paolo, per soli 97 millesimi. Il pilota Cobra partirà dalla terza casella, 3 più 3 Team Cerbero, in quarta Ulix, in quinta Johnny, in sesta, settimo Paperoschi, ottavo Gela, nono Alpha Strike, decimo Big Fish, undicesimo M. Walter. Questi i risultati della qualifica, quindi Harry, qualifica scoppiettante fino Sì, all'ultimo. gran tempo di barba, un bel 37-115, ottimo tempo, veramente ottimo tempo. Intanto Ferrari che si salutiamo. è... Salutiamo tutti, sì, intanto, ciao Sì, ragazzi. Taigo Durante ci saluta, il Team Lion Motorsport, Marco Pasinato e Scarface. Salutiamo, buonasera a tutti. Ciao, ciao ragazzi, grazie per i follow, sempre molto importanti per noi, molto gentili. Quindi abbiamo comunicato ai piloti che un minuto andremo a startare quella Sì. che è la race, la prima race di serata, perché ricordiamo che successivamente alla lobby A29 trasmetteremo anche la lobby A32, se non mi ricordo male. Sì. Quindi rimanete poi con noi al termine della gara, così in modo tale che possiate anche gustarvi la seconda race di serata. Direi che adesso però possiamo andare a vedere ciò per cui in questo momento ci troviamo qui, la lobby A29 categoria Elite dell'Union Manufacturers Trophy. Ma di tutte le gare che ho visto, vedere la Ferrari in pole position, devo dire che Vedere una Ferrari davanti è sempre bello. sì, Non da me ne, vo non me italiano, ne sì. voglia barba, ecco, non me ne voglia barba, rossa, rossa, la Ferrari che conosciamo tutti è più bella. Non me ne voglia barba, ma anche di quella Certo, di sì, cioè nel certo. senso. Speriamo che prossimo Bellissime, futuro. bellissime livree però, Sì, veramente ah quest'anno sì. abbiamo delle livree che sono veramente fantastiche, complimenti a tutti i livreisti. E si parte, signore e signori. Parte con Barba in pole position, Tombi Fofi vorrà subito avvicinarsi, vediamo se qualcuno subito prova un attacco a curva 1, ma con la partenza lanciata sono tutti abbastanza staccati, quindi via a destreggiarsi tra le curve dell'autodromo con Tombi Fofi che si lancerà subito all'attacco di Barba, ma attenzione a Paolo che subito si avvicina. Si fa vedere, attenzione, va a sporcare l'immagine negli specchietti di Tombi Fofi. Tutti attaccati, intanto Henry, aiutami tu, sei dietro, io rimango Sto davanti e dimmi tu se controllando, dietro sto c'è più. Mi controllando. Controllo, controllo. rimango su Paolo che sembra agganciare Tombi Fofi. Sì, c'è questo trenino. Sono tutti attaccati praticamente, nessuno si molla. Sono tutti lì. E come ti dicevo, il problema è appunto questo, il fatto della gestione, perciò sicuramente nei primi minuti di gara tutti staranno lì per dopo dare spettacolo. Provare a dare lo strappo, strappo che Sì. sta provando a dare Barba davanti con quasi un secondo di vantaggio su Tombi Fofi che sembra per un momento essersi guardato un po' più negli specchietti. Attenzione perché mi sembra che ci sia Ulix anche in rientro su 3 più 3. Sì, no, Dietro non mi sembra Paperoschi rischiano. e Sì, Gela, sì. attenzione a Paperoschi e Gela che sono vicini. Deve mollare un po' il pilota Jens, questo favorisce anche il rientro di Alpha Strike. M. Walter sempre in ultima posizione con la sua G70, chiude lo schieramento, Dante davanti, attenzione, Tombi Fofi tallonato da Paolo. E anche Paperoschi si sta facendo sotto a Johnny, però demorde, attenzione! Forse era un lag.
stavo cercando anche di non cambiare troppo velocemente le inquadrature. Sembrano Certo. rimasti tutti un po' equidistanti, quindi magari torniamo su. Attenzione, dietro si fa vedere Paperoschi. Andiamo un'inquadratura su qualche pilota che è un po' più a centro gruppo, così magari l'inquadratura ci inquadra un po' più indietro. Ulix attaccato al posteriore di 3 più 3, vicino adesso a meno di 2 decimi. Scenderà molto facilmente il distacco, non trova spazio Oh, Ulix, deve farsi attenzione, vedere. adesso Ulix sì. All'esterno, attenzione anche davanti, perché ho visto un movimento di Paolo. Paolo che si fa solo vedere, Ulix che si prende la posizione su 3 più 3. Attenzione a 3 più 3 che adesso deve guardarsi anche le spalle da Johnny, che vediamo essere uscito forse un pelo più forte. No, non scende il distacco in questo momento. Oh, attenzione Paolo, su Tommy Fofi ci prova all'interno. Ottimo Sì. sorpasso, si mette davanti. Tombi Fofi all'incrocio di traiettoria, perché è uscito molto forte. Paolo avrà il favore di traiettoria, vediamo se riuscirà a portare una staccata un po' più lunga. Attenzione, la fanno insieme, uno a fianco Oh, all'altro. grandissimi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Buon largo Tombi Fofi, che vuole tenere anche la traiettoria per la curva successiva, però Paolo riesce a mettere la sua McLaren 650S davanti a quella nera di Tombi Fofi, che però adesso ha slittato di meno in uscita, quindi riesce a farsi vedere nella curva successiva. Attenzione, perché è rientrato anche Ulix. In tutto questo ci sta guadagnando Ter Barba, che è arrivato a 2 secondi e 3 di vantaggio sul pilota Cobra, Sì, che e però è anche salito di una Ulix e tutti posizione. gli altri si stanno riavvicinando. Avevano preso quel poco di margine, invece con quel duello si sono. Attenzione Ulix, lag, ho visto un lag di Ulix, l'avevo quasi visto fuori pista, poi è rientrato. Attenzione 3 più 3 sotto scacco da parte di Johnny, pilota Kronos, che però non ha spazio, passa direttamente sopra la linea di demarcazione con la linea dei box. Con la corsia dei box, pardon, Johnny si fa vedere. Attenzione, qui c'è qualcuno che ha laggato. Sì, il pilota dei Jets. Meno male che sono solo lag. Sperando che siano solo lag visivi per noi. Non mi sembrava un lag, però la scodata appunto del pilota Jets, quindi che purtroppo deve perdere qualche posizione. Si ritrova in decima in questo momento. Beh, diciamo che comunque è una lobby molto, molto, molto bilanciata, perché sono veramente tutti lì, tranne Barba che comunque, un po' per quel duello che c'è stato dietro tra Paolo e Toby Fofi, ma sono tutti lì. Barba, che è autore del giro veloce, al momento 38.696, siamo al giro 4, quindi sono 3 giri completati, tra cui uno il giro di partenza, quindi a livello di tempi conta veramente poco. Paolo ha anche guadagnato una posizione rispetto allo start, posizione che ha perso invece Tombi Fofi, una posizione guadagnata anche da Ulix, che partiva in quinta, 3 più 3 scende in Intanto quinta Barba appunto. Fuxi ancora vuole il giro veloce, attenzione. Stanno tutti un pochettino migliorando. Adesso però c'è 3 più 3 con Johnny attaccato al proprio posteriore. Johnny ci riprova sul pilota Cerbero. Ora è in favore di traiettoria il pilota CSC. Tommy Fofi, giro veloce, 1:38, 4:31. Come ci Ottimo suggeriscono in giro. chat, avevamo i piloti dal primo al decimo in 6 In 6 secondi. secondi, sì. Quindi sono praticamente tutti attaccati. Attenzione a Paperoschi, che l'ho visto uscire prepotentemente più forte di Alpha Strike. Rimane a 2 decimi il distacco fra i due piloti. Tra l'altro, infatti, Paperoschi fa il miglior crono al settore 1. Attenzione qua. Piccolo contattino tra l'anteriore e posteriore della vettura di Alpha Strike e Paperoschi. Attenzione, perché il gruppo si rifà sotto, qualcuno ha voluto lasciare strada, però questo ha creato un rientro da parte di tutti, quindi attenzione, gruppone che continua a rimanere
molto saldo, infatti non c'è spazio, anche M. Walter in decima posizione deve cercare di trovare il piglio giusto per poter mettere il muso della sua vettura davanti a quella degli altri che se la stanno continuando a giocare. Gela con la sua vettura Total Black se la sta Intanto giocando Toby con la... Fofi e Ulix si sono fatti sotto ancora Paolo. Big Fish ha perso qualcosina, Ulix e Tombi Fofi, come hai detto tu, stanno rientrando su Paolo. Tombi Fofi che porta 1:38.431 come giro veloce registrato in gara, vediamo se qualcuno lo va a migliorare in questa tornata. C'è qualcuno che sta spingendo e spremendo i propri pneumatici. Intanto salutiamo Sim Racing, i Grey Wolf, ciao, Max Epico che ci segue, Ciao, buonasera ciao Max, Max, ciao Max, buonasera, buonasera. il fratellone. Qua wow, Ulix si è messo davanti a Tombi Fofi e si lancia lui all'inseguimento di Paolo. Anche se Tombi Fofi non sembra voler demordere, infatti prende la parte interna. Attenzione, sì, Ulix all'esterno, grandissimo, verso il passo di Ulix. No, ha mantenuto, era già davanti, Ari, Ah, scusami, ha perché stavo mantenuto la guardando dietro. posizione perché Tombi Fofi ha provato subito a rispondere all'attacco del pilota del Team Lion Motorsport, Ulix però che ne deve avere tanto quanto ne aveva Tombi Fofi per rimanere attaccato agli scarichi di Paolo, Paolo che continua a rimanere sul secondo e 9 nei confronti del pilota Thunder. Andiamo a vedere dietro se infatti Paperoschi, attenzione qua, Grande, sono in grande. 4. Sì, Walter, ottava posizione, si è rifatto sotto. Sì, adesso però Paperoschi è sulla parte interna, si prende di nuovo l'ottava posizione. M. Walter passa in nona, prova a sfruttare un po' di scia fornitogli dal pilota Monster. Vediamo, M. Walter prova il sorpasso su Paperoschi alla S di Senna, ottava posizione recuperata di nuovamente per il pilota di Sima. Sicuramente Paperoschi sembra averne qualcosina in più in questa fase, sembra più aver sfruttato le situazioni. M. Walter, però attenzione dietro, Gela si infila davanti ad Alpha Strike. Quindi battaglie, botte da orbi qua dietro, Henry, per Sì, invece le io sto posizioni che sono. controllando davanti che Barba sta perdendo su Paolo. Sì, Paolo ha di recuperato, rientro. sì. Sì, anche perché Big Fish che chiude, lui che chiude il gruppo. Un po' il primo gruppo, ecco, è staccato a 6 secondi e 9, quindi non tantissimo dalla testa. Si sono tutti No. un po' sgranati, a parte Ulix che è rientrato su Paolo. Quindi attenzione, tra l'altro scende inesorabilmente il distacco di Barba, che forse sta anche magari gestendo un po' il carburante. E le gomme, perché E qua le gomme più che attenzione a altro. Ulix, Ulix, staccatone su Paolo, però attenzione alla traiettoria portata dal Team Riesce. Lion Motorsport. Riesce però attenzione che sono usciti tutti uno più piano dell'altro, quindi spazio per Paolo per andare a infilare la sua vettura sulla parte sinistra della vettura di Ulix. Vediamo se tira la staccata. No, rimane comunque vicinissimo al posteriore della vettura nero-rossa Sì, ha del Team fatto bene Lion. Paolo perché se continuano a lottare così, Barba riesce a scappar via. E Barba ha ripreso infatti 7 decimi, 8 in questo momento nei confronti dei tre piloti Sì. inseguitori, tre piloti inseguitori che devono fare attenzione anche a
Johnny Q2 che al momento porta un secondo, anzi meno, in questo momento meno di un secondo tra sé e Tombi Fofi, quindi attenzione anche al rientro del pilota Kronos che porta il numero bellissimo sulla griglia anteriore della propria vettura, 3 E più 3 dobbiamo anche lui. stare anche, sì, su 3 più 3, perché 3 più 3 sta recuperando piano piano, sta facendo un gran recupero, perché lui zitto zitto, dietro, tranquillo, sta facendo il suo passo. Stanno rientrando un po' tutti sulla testa, 5 secondi e 1, adesso il distacco fra 3 più 3 che occupa la sesta posizione e Barba che si trova in prima, Barba che mantiene sempre 2 secondi e 3, quindi forse hanno anche un po' rallentato tutti quanti, attenzione a Paolo che invece deve guardarsi le spalle da Tombi Fofi che è uscito Dietro nettamente più forte. invece gela sotto M. Walter, ma non riesce. Però M. Walter va un felino largo e potrebbe approfittarne. Gela all'interno, vediamo se riesce. Sì, riesce nell'intento del sorpasso su M. Walter. Ci riesce anche Tombi Fofi su Paolo alla curva successiva alla S di Senna, riesce a mettersi davanti prima del tratto guidato nella parte bassa di Interlagos, quindi terza posizione per Tombi Fofi, per il pilota Outplay ed Academy. Ulix che ha guadagnato 3 decimi su Barba, quindi forse adesso che non si deve, si deve guardare un po' meno le spalle perché Tombi Fofi era ingarellato con Paolo, riesce a portare magari qualche intertempo migliore e rientrare un pochettino su Barba, anche se Tombi Fofi sembra essere piombato nuovamente su di lui. Ed è piombato anche Johnny su Paolo, quindi difficoltà per qualcuno, Henry a 15 minuti dall'inizio Sì. della Sì, gara. diciamo che come ti dicevo all'inizio, qui la gestione delle gomme fa la differenza e guardando c'è qualcuno che in questi di solito il cambio gomme si fa intorno al tredicesimo, quattordicesimo giro, almeno che qualcuno non azzardi Ieri abbiamo qualcosa. visto qualche strategia, ieri, perdonami, l'altro ieri abbiamo visto qualche strategia diversa, qualcuno ha portato la doppia sosta, forse perché consapevole di non riuscire a gestire al meglio il compound nettamente usurato, perché questa è la situazione che si va a creare portando una sola sosta, quindi Sì. potrebbero Sì, esserci anche delle sorprese. anche perché abbiamo visto che la doppia sosta, quando qualcuno ha azzardato a fare la doppia sosta, è stato proprio per portarsi a casa il punto del giro veloce in gara, perché non si perde troppo tempo, perciò la doppia sosta non è consigliata. Adesso attenzione perché Ulix si sta facendo sotto a Barba. Ulix che è rientrato a 1 secondo e 1, quindi attenzione, ho un errore di Ter Barba, ho una prestazione sensazionale quella di Ulix nell'ultimo parziale, 7 decimi, quindi attenzione, forse una gestione anche del carburante un po' più improntata al risparmio per il pilota Thunder Racing che in questo momento si trova in prima posizione quando sono passati 16 minuti e 40 secondi dall'inizio della gara, gara che ricordiamo essere di 40 minuti, quindi situazione che si potrebbe capovolgere prima dei pit, zona pit che menzionavi tu prima, potrebbe arrivare a breve anche già per qualcuno. Sì, Tra i e decimi, Ulix, quanto ha ti preso dico, nell'ultimo. attenzione, come ti dicevo prima, Mirko, a 3 più 3, perché 3 più 3 aveva 5 secondi dalla testa. Adesso è sceso 3 secondi. Adesso Attenzione Ulix perché. si mette interno su Barba e riesce a prendere subito la prima posizione e insieme alla prima posizione prendere anche mezzo secondo di vantaggio sul pilota Thunder.
Si è attaccato anche Tombi Fofi, qua sono praticamente in 6, in probabilmente 3 secondi adesso. Tanto Tombi Fofi, attenzione su Barba, prova a prenderti la parte interna, attenzione, scoda un po' la vettura lì, Tombi Fofi, non è successo niente fortunatamente, però posizione aperta per il pilota Tandri Racing, si rifà vedere Paolo in quarta posizione. E si attacca a Barba, forse pienamente in gestione o gomma o carburante. Ma in questo momento penso proprio che sia gomma, eh. Ha perso troppo tempo. Porta anche però meno velocità in rettilineo, quindi forse Sì. anche qualche short shift. Per lui Barba che prova a passare su Paolo, Paolo che mantiene però la traiettoria corretta per uscire più forte del pilota anch'esso grigio-arancione, perché queste due vetture hanno la stessa colorazione, grigio un po' più prevalente sulla vettura dei Thunder. Intanto Johnny ha mezzo secondo da Barba e 3 più 3 attaccato alla Aston, se non ricordo male, di Sì. Johnny. Quindi ora si sono tutti un po' staccati. Attenzione al Fast Strike. Vedo un giro in 2.07, quindi probabilmente ha pittato. No, 3 più 3 inizialmente dentro, 3 più 3 dentro a Johnny. 3 più 3, si prende la quinta posizione davanti a Johnny, quindi si lancerà anch'esso all'inseguimento del pilota Thunder Barba, che occupa attualmente la quarta posizione, terza soffiatogli da Paolo. Adesso vediamo se Tombi Fofi vuole andarsi a giocare la prima posizione con Ulix, nessuno dei due sembra essere entrato in modalità di risparmio, stanno tutti e due spingendo tantissimo. Tombi Fofi che continua a essere il detentore del giro veloce. Vediamo se nelle retrovie qualcuno sceglie già la corsia dei box, non mi sembra. Mi sembra proprio che siano passati forse tutti, qualcuno si l'ha presa, vediamo chi è. Paperoschi, quindi Paperoschi il primo ad andare a smarcare la copertura quando siamo giunti a metà gara, Henry. Sì, tredicesimo giro. Vediamo se tutti porteranno qualche giro in più su questa gommatura. Attenzione perché Ulix ha fatto veramente una gran gara, eh. Ulix. Andiamo un po' in macchina con Ulix, anzi, invece di andare solitamente dall'immagine casco, andiamo sul suo sedile passeggero che non c'è, però staremo scomodi. Però Vabbè, vediamo anche mettiamo sotto un su cuscino, non è un problema. Sì, due copertoni e stiamo comodi. Allacciamo le cinture, andiamo in macchina con Ulix con la sua McLaren 650. Vediamo come va a affrontare l'ultima curva in seconda, poi in terza in uscita per andare a prendere la salita che lo porterà sul rettilineo dei box. Vediamo anche dal suo onboard se sceglierà la corsia dei pit, corsia che arriva adesso, quindi ingresso per il pilota Lion, seguito anche da Tombi Fofi che porta qualche litro di carburante in più, piena 3 più 3 riserva qua. prosegue, attenzione, 3 più 3, 3 più 3 prosegue. 3 più 3, ha fatto 3 più 3, ha capito che potrebbe essere una soluzione E anche valida gela. quella. 3 Anche più 3 Gela gela, continua. sì. Mi porteranno qualche giro in meno sul compound più morbido, penso a questo punto, Sì. perché comunque 14 giri col forse, Sì, non lo so, se forse sono hanno partiti le con la morbide morbida. sarebbe veramente da. Da Se fucilato. utilizzano, sì, se utilizzano la morbida c'è da spaventarsi. Aver Tombi portato Fofi questa gomma.
Esce dai box adesso insieme a Urix, quindi sempre nuovamente le posizioni congelate come prima. Barba che mette la sua vettura davanti a quella di Paolo, quindi ristabilisce l'ordine precedente. Johnny esce ora dai box, arriva M. Walter che non ha ancora pittato. M. Walter si sì, è pittato prima, è entrato Ah, prima. No, ok, perché vedevo la griglia dei tempi e pittato non. prima. Quindi M. Walter sale in settima posizione, riesce a mettere la vettura davanti addirittura a quella di Johnny. Tanto Va attenzione veloce perché 3 discendendo. più 3 su Ulix ha 32 secondi, 32 secondi e mezzo. 3 più 3 che prende la corsia dei box in questo momento, quindi Potrebbe rimanere in testa. Meccanici Cerbero che escono adesso sulla piazzola e attendono l'arrivo del pilota 3 più 3 che gela, entra in corsia dei box. Ulix è adesso alla salita che lo porta al rettilineo. Il 3 più 3 non sta ancora rifornendo da quello che vedo dalle grafiche. Arriva Ulix, arriva anche Tombi Fofi, non è ancora partito il rifornimento per 3 più 3. Parte adesso, vediamo quanto andrà a caricare per andare a effettuare l'ultima parte di gara. In uscita adesso con 76%, rimane comunque indietro credo rispetto a Ulix e Tombi Fofi che passano adesso, passa anche Barba, passa Paolo, vediamo appunto uscire dalla corsia dei box 3 più 3, attenzione a 3 più 3 che però è attaccato forse subito da M. Walter e Johnny che non hanno spazio, cercano di passare. Attenzione qua, derapata di M. Walter per la quinta posizione che riesce a guadagnare nei confronti di 3 più 3. È passato anche Johnny con la sua Aston, quindi attenzione qua alle vetture outsider. La G70 e l'Aston Martin si mettono davanti a quella che è la 650S di 3 più 3. 3 più 3 che però porterà sicuramente più linfa nei suoi pneumatici per l'ultima parte di gara. Sì, anche perché avendo gestito bene la media, avendo fatto un giro in più, vuol dire che ha un'ottima gestione di gomma. E questo, gli ultimi giri potrebbero, anche perché ne mancano ancora 9, almeno che qualcuno non riesca a fare il 25esimo giro, perché comunque girano veramente forte. Girano forte, tant'è vero che Johnny rimane attaccato al posteriore E attenzione a di M. Walter. Tombi Fofi si mette Vediamo all'esterno di davanti. Ulix. Tombi Fofi prova una traiettoria in croce, probabilmente forse qui in uscita. Vediamo se la grafica laterale ci mostra un guadagno da parte del pilota Academy. Qualche millesimo, forse, anzi no, ora sta perdendo. Tanto prova a rientrare Barba, è un secondo e 5, quindi Sì. teniamo anche sott'occhio quello che è il distacco tra il pilota Thunder e il duo di testa. Pilota Thunder che si porta dietro anche Paolo in quarta posizione. Attenzione, Johnny e 3 più 3 hanno scavalcato M. Walter che si trova in difficoltà anche nei confronti di Paperoschi, quindi tre piloti impegnati in questo momento. Paperoschi che deve però rimanere dietro in questa curva. M. Walter forse un po' in difficoltà, non agilissima la G70 tra le curve del tracciato verde oro, però sta provando a difendere la sua settima posizione in tutti i modi. Paperoschi però sembra averne qualcosa di più, forse la vettura di casa McLaren è più prestante, infatti E qua intanto Barba si inchioda. sta facendo sotto, Mirko, come dicevi, sta Sì, io cercando di andare a recuperarsi. sono su M. Walter perché sta patendo tantissimo questa situazione dopo aver perso posizione su
Johnny 3 più 3 e Paperoski al momento si trova attaccato anche da Big Fish, sono in 3 in scia, quindi attenzione qua a curva 1. Big Fish prova all'esterno per avere poi il favore di traiettoria nella curva successiva, infatti riesce a prendere la posizione su M. Walter che ritorna in nona, decima occupata da Gela, purtroppo in undicesima Alpha Strike del team Area 51, quindi probabilmente qualche problema nel inizio gara per lui. Ulix e Tombi Fofi che continuano a guidare il gruppo, però Tombi Fofi che sta subendo il rientro di Barba. Buonasera ragazzi, buonasera a voi che ci state seguendo, speriamo vi stiate divertendo. Si starà divertendo forse Barba che vede il suo rientro più fattibile nei confronti di Tombi Fofi. Patirà però forse fine gara il pilota Thunder. Paolo sembra aver mollato il colpo un pochettino, anche se continua a migliorare quelli che sono i suoi parziali, quindi continua comunque a spingere inesorabile sul pedale del gas. Intanto Johnny accende un Fuchs, attenzione. Johnny, quindi Aston che sta sviluppando tutto il suo pieno potenziale. Perché già in gara abbiamo un 37,8 che direi che è un ottimo tempo. 37,8, quindi 37,9 adesso Johnny, quindi anche lui ottimi tempi. Paperoski prende il giro veloce al momento con 37,8, quello che menzionavamo prima. Forse anche nella situazione in cui ha seguito Walter, forse molto da vicino, gli ha portato una scia importante. Intanto adesso è Ulix a accendere un... No, scusami, Tombi Fofi accende un Fuchsia. Con Si la vede perché si scia... è Sì. attaccato a Ulix. Sì. Ma guarda, tutta questa situazione, chi ci guadagnerà di più potrebbe essere Barba. Perché abbiamo visto che quando ci si trova in battaglia, sia per chi difende che per chi attacca, è solamente una perdita di tempo. Quindi probabilmente vedremo rientrare Barba in pochissimo tempo. Qua infatti devono scegliere tutte e due delle traiettorie diverse. Sia Tombi Fofi che Ulix in prima posizione. Tombi Fofi che è attaccatissimo, prova a farsi vedere su Ulix, prova a staccare più profondo, ce la E fa va e prende dentro, la sì. prima posizione. Ulix avrà adesso però la scia da sfruttare, non sta guadagnando tantissimo, però il rettilineo è molto lungo. In tutto questo, come ti ho detto, ci ha guadagnato Barba, ci ha guadagnato 3 decimi. Sì, abbiamo questo quartetto con Paolo dietro a 2 secondi da Tombi Fofi. E intanto Johnny sta lì. Però a 3 più 3 che sta cercando di recuperare. Qua davanti si è ricostruito il gruppo a 3 con Barba che in questo momento fa registrare un settore viola, quindi vuole spingere tantissimo. Si è attaccato, probabilmente sono equidistanti sia Tombi Fofi da Ulix che Ulix da Barba, quindi questo potrebbe creare una nuova situazione, potrebbe aprire un nuovo spiraglio anche per Paolo. In Sì, 2 anche si perché perde Paolo è tempo, in lì. 3 Sì. ancora di più. Attenzione, attenzione, Barba sotto. Gli si è attaccato a Ulix. Paolo è a 1 secondo e 7 adesso, vediamo se la teoria, in teoria, poi qua della teoria Gran Turismo se ne frega. Un gioco senza teoria. Sì. Qualcuno magari in chat mi darà ragione, qualcuno mi darà torto, però dimostrato che qualche teoria complottista secondo me, perché l'ultimo Salutiamo anche Simello aggiornamento. e Peppe che ci hanno scritto. Ciao Ciao ragazzi. E ciao ragazzi, ciao. intanto...
Qui in questo momento sembra un po'. Abbiamo un M. Walter che ha fatto il secondo pit stop. Quindi vedi anche lui Sì. probabilmente non sicuro con il compound. Ulix intanto va a segnare un altro settore, attenzione, che staccata su Tombi Fofi. Ulix si riprende la prima posizione, attenzione a Barba che si sta inserendo inesorabilmente, attenzione sono in tre, qui questa curva l'abbiamo vista fare in due ma in tre mai, probabilmente non ci stanno neanche nel tracciato, ma Tombi Fofi prende la posizione benissimo su Ulix, attenzione perché sta arrivando anche Barba e indovina chi c'è lì dietro, sempre più vicino. Eh sì, hanno fatto con queste lotte come prima, come nel primo stint, la lotta non porta mai beneficio. Però come fai a dirgli di non lottare? Dai, Assolutamente, se no noi non siamo potremmo tutti. divertirci. Esatto, siamo Questo è tutti il un nostro po'. divertimento, perciò è giusto che lo facciano. Esatto, lo stanno facendo anche nelle migliori condizioni di correttezza. Quindi complimenti a loro, complimenti a tutti quanti i piloti impegnati nelle gare della settimana. Perché si è vista tanta correttezza, è ovvio. Sì. Succedono sempre qualche situazione un po' borderline, ma quelle sono le corse, si sono un po' staccati qua davanti, quindi andiamo a fare anche un piccolo recap su quelle che sono le posizioni retrostanti, quindi quinta posizione per Johnny, sesta per 3+3, ottima parte centrale di gara per lui a mantenere quella che è la sua sesta posizione, tra l'altro con un ottimo giro personale di 1.38 e 1. Paperoski in settima, il pilota del Racing Monster Team Big Fish in ottava posizione, Gela in nona, decimo M. Walter che ha effettuato, come dicevi tu, la seconda sosta, 38 e 1 il giro migliore registrato finora in gara, un pochettino più alto questo 39-1, tra l'altro Alpha Strike anche va a effettuare quella che è la seconda sosta anche per lui. Qua continuano a essere più o meno sempre Sì, staccati allo adesso stesso sembra che modo. si stiano controllando. Sì, adesso sembra che si stiano controllando. Ho visto qualcuno che era in battaglia, vediamo, sì, Paperoski e Big Fish, quindi sono loro i piloti un pochettino più vicini. Intanto 3+3 si è fatto sotto Johnny. Piano piano. È riuscito A rientrare a su rientrare Johnny, su Johnny. che starà maledicendo i primi quattro che hanno giocato a fare il giochino del ti sorpasso e mi sorpasso, così ci mettiamo tutti vicini. E quando è toccato il turno per Johnny, si sono calmati. Quindi gli starà tirando anche E qualche crisso dietro. anche Paolo su Barba. Paolo attaccato a Barba, quindi altre Sì. situazioni. Adesso si è sdoppiato il gruppo di testa con Ulix che si è attaccato a Tombi Fofi e Barba che è attaccato da Paolo. Io sono con le immagini su Ulix e Tombi Fofi che mi permettono di verificare anche le posizioni dietro. Attenzione a Barba che si fa vedere su Paolo, dentro il pilota Thundery Racing. Con la sua Ferrari 458 Italia ai danni della McLaren del pilota Cobra. Mentre Tombi Fofi si è messo davanti a Ulix. Però Ulix non molla. Sì. No, se la giocano fino alla fine. Siamo al giro 22, mancano 3 minuti e 20, quindi all'esposizione della bandiera a scacchi. Poi Sì. devono ancora arrivare sul traguardo. Intanto anche Paolo è sotto a Barba e non lo molla. Ulix è attaccato a Tombi Fofi qua davanti, attenzione, siamo a meno di un decimo di distacco, deve uscire dalla scia il pilota Lion, non trova un pertugio per passare perché Tombi Fofi gli chiude tutta la traiettoria, gli copre la parte interna della S di Senna per poi andare a prendere la traiettoria migliore per andare ad affrontare la
curva verso sinistra e successivamente nuovamente verso, dopo aver percorso la curva verso destra, nuovamente verso sinistra. Ma Ulix non ha mollato mai il pedale del gas. Si fa vedere in frenata, deve scegliere una traiettoria diversa per non andare a collidere con il pilota Academy. Qua uno a fianco all'altro, velocissimo Ulix, però avrà la parte esterna. Vediamo se andranno a percorrere insieme all'unisono la lunga curva verso destra che li porterà alla frenata importante, dove bisogna trovare il ritmo giusto per andare a effettuare questi sinistra-destra per non gravare notevolmente sulle gomme e anche per portare molta velocità in percorrenza, perché non è semplice, soprattutto con le gomme come sono messe adesso, Henry. Sono messe molto male, sono messe veramente, veramente tutti con le gomme male, ti dico, gli unici messi bene, attenzione perché 3 più 3 ha superato Johnny. Attenzione anche a Ulix che però sta sopravanzando Tombi Fofi ancora prima di andargli a prendere la scia. Attenzione qua ai track limits. Sappiamo Gran Turismo essere pesante, soprattutto Interlagos dove è stata appunto modificata la penalità e portata in modalità debole per permettere anche un regolare svolgimento delle gare, perché sappiamo che qua la penalità è... ti ammazza. Ulix è uscito veramente, veramente veloce dalla Senna. Oltretutto, Tombi Fofi ha la scia, ma non riesce a incalzarlo. Eh sì, però si Sì. avvicina in frenata. Barba sembra aver preso qualche decimino di vantaggio su Paolo, che porta la quarta posizione con 3 secondi di vantaggio su 3 più 3 che occupa la quinta. Johnny ha forse Johnny un po' in rientro su 3 più 3 in sesta posizione. Attenzione a Big Fish che se la gioca con Paperoski per la settima posizione. Vediamo qua affiancati i due piloti, il pilota Thunder, il pilota Monster. Ottima prestazione anche di Big Fish che era un po' più indietro, se non ricordo male, quindi è riuscito Attenzione, a ultimo risalire. giro e ultima curva, sia per Ulix che per Tommy Fofi. Attenzione, scatta già l'ultimo giro, quindi attenzione a Tombi Fofi che deve demordere e lasciare la prima posizione sicura al pilota di casa Lion Motorsport. Ulix 1990 va a chiudere sotto il muretto dei box sfanalando, seconda posizione per Tombi Fofi, Barba ottima terza, quarto Paolo, quinto 3 più 3 che se ne viene sgommata, Johnny anche passa in sesta posizione sul traguardo, attenzione a Big Fish che negli ultimi giri si è preso la settima posizione su Paperoski, nono Gela arriverà in decima posizione M. Walter che è un po' più attardato causa seconda sosta, ha già chiuso Alpha Strike in undicesima, quindi rimaniamo con le immagini sul pilota DC Team con la sua G70, quindi andiamo a vedere anche un pochettino quella che è questa vettura che dicevamo prima essere un po' outsider, purtroppo Sì. non ha avuto la meglio in quel di Interlagos. M. Walter che arriva in questo momento sul traguardo, quindi chiude anche lui il suo secondo round, quindi categoria Elite terminata, super race, super immagine di vittoria Complimenti. dedicata a Ulix, a cui vanno i complimenti da parte nostra e penso anche da parte di chi sta seguendo la gara, quindi gli dedichiamo qualche secondo questa schermata, mentre andiamo a ovviamente salvare il replay e a mostrare quelli che sono i risultati di gara, dove vittorioso ne esce Ulix 1990 con il tempo di 40 minuti 29 secondi e 204 millesimi. Tempone, Il ragazzi, tempone. tempo di gara 40-29, sì. ottimo. Ottimo, sì.
Tombi Fofi in seconda posizione, ultimo gradino del podio occupato dal pilota Tandem Racing Barba, quarto Paolo, quinto 3 più 3, sesto Johnny, settimo Big Fish, ottavo Paperoski, nono Gela, decimo M. Walter, undicesimo Alpha Strike. Questi i risultati della Lobby A29 Elite. Paperoschi con un giro veloce di 1:37,871, ottimo Grazie, tempo. grazie, ti ringrazio per l'appunto, anche perché è cosa importante il giro veloce nella Nella classifica, classificazione 1, certo. esatto, quindi Sì. giusto andare a menzionare chi si è portato a casa il giro viola, che porta un punto se non ricordo male, Henry, quindi Sì, un punto. comunque. Importante. Allora, direi che per quanto riguarda la Lobby A29 abbiamo terminato. Adesso manderemo un pochettino il timer, giusto 5 minuti, 6-7 minuti, giusto il tempo di prenderci una pausa. Poi torneremo con la Lobby A32, categoria Pro. Quindi rimanete con noi, grazie a chi ci ha seguito fino adesso. Chi dovrà correre tra poco, ragazzi, a breve apriremo la nuova stanza. Buona Quindi serata a tutti e grazie. ci Ci vediamo vediamo tra tra poco, pochissimo. a breve. Ciao. Ciao.
Sì, buonasera, siamo tornati nuovamente sul canale di SiTeam per una nuova gara dell'Unio Manufacturer Trophy. Siamo con la lobby A32, un secondo solo ragazzi che vi cambio le grafiche, andiamo a mettere quelle corrette relativamente alla categoria che stiamo andando a vedere questa sera e in questa nuova gara, nuova lobby, una lobby di categoria pro, come sempre sul tracciato di Interlagos, ultime lobby della settimana. Un ringraziamento a chi ci sta seguendo in live, chi si è collegato solo adesso, chi è rimasto collegato dalla live precedente. Sento che è tornato il mio compagno di commento, io sono Mirko DC10, con me c'è Baggio, buonasera a tutti, buonasera. È tornato il buon Enrico. Stavo introducendo quelle che sono le specifiche anche un po' della gara di questa sera. Solite 5 minuti di qualifica con 40 minuti di gara. Qualifiche che avranno avvio fra 9 minuti alle 22:10. Quindi noi abbiamo la 32, giusto? Sì, non vorrei dire una cavolata. Sì. Qualcuno mi chiede in chat che se è la 32 o la 33, ma mi sembra che sia scritto 32. nel titolo, 33, quindi scusami, 33, letto male io, 33, siamo 33 33. noi? A 33. Pardon. Se vuoi scrivere in chat, solo che andiamo a ricreare la stanza, così gli diamo il nome Certo. corretto. Scrivi solo che ricreiamo stanza al volo, così poi posso chiudere in autonomia, mentre mostriamo anche a video quello che è la conformazione e il layout di Interlagos. Quindi sono stati tutti avvisati che andremo a Sì. ricreare la stanza per non creare problemi, soprattutto in fase di elaborazione dei risultati, o anche per non creare ingressi diversi da quelli consentiti per la lobby. Quindi ci scuseranno i I piloti. piloti. Sì, esatto, vado solo a ricreare la stanza, quindi a breve vi darò informazioni sulla l'avvenuta creazione del tutto. Sì, c'è stato un piccolo Piccolo disguido problema di tra 32 e 33. ci Era in fianco. perdoneranno i ragazzi. Quindi lobby in apertura nuovamente. Intanto comunichiamo anche nelle chat ufficiali che abbiamo aperto la 32, la 33, scusate. E intanto prima abbiamo visto una grandissima gara, Elite, molto Senza aperta, combattuta. sì, tanto togliamo anche quello che è il tracciato di D, andiamo a mostrare quelli che sono gli sponsor di serata, sponsor che collaborano con Union e permettono la realizzazione di questi eventi. Quindi non li andiamo a ringraziare uno per uno, ma li mostriamo a video. Quindi ragazzi, queste sono le aziende e i produttori che si mettono a disposizione di Union, quindi il ringraziamento va in modo particolare anche a loro. Intanto vado a cambiare anche il numero della lobby perché l'ho sbagliato anche in live. È 33, perfetto. Perdonatemi, perdonatemi tutti. Stanno rientrando tutti i piloti in stanza. Henry, come sempre, se hai voglia di dare un'occhiata su quelli che sono i. Sto facendo man mano che Perfetto. entrano. Allora, la carta c'è. Qualcuno aveva comunicato l'assenza, quindi ti vado subito un attimino a leggere eventualmente chi potrebbe non far parte della gara stasera, così Salve show.
Davide lui dovrebbe essere in lobby con noi, non ci sarà FFM. E anche M. Berto dei Cobra. Allora, vediamo se ci sono tutti. Tanto stanno entrando. Ricordiamo, questo Bel fra questo 4 Genova. minuti andremo, 4 minuti andremo anche a startare le qualifiche. Harry, vedi e puoi già informarmi se ci sono qualche vetture diverse. Sì, ne vedo qualcuna, quindi vediamo anche se ci sarà Abbiamo una qualche. GTR, che è una NSX, una Lamborghini. La GTR è prima che vedo. Sì, tra l'altro, scusami solo un secondo, visto che è entrato Seba Vettel, Sì, se ma Bavette c'è. non è con noi, perché è in lobby A32, mi Ah risulta. sì. Quindi se voglia solo di. Ah no, ha già abbandonato. Sì, ha visto che Perfetto, da era solo, sbagliata, sì, perfetto, perfetto. bravissimo. Noi dovremmo esserci tutti, perché come abbiamo Sì. detto mancherà Umberto e Davide Lui, quindi 11 piloti presenti in griglia, ci Ci sono sono tutti al tutti. momento, Sì. quindi ancora 3 minuti di attesa. Ringraziamo chi ci sta seguendo, ragazzi, le gare sono spettacolari, stiamo trovando gare al commento favolose. Intanto Baryonyx dice gas a martello, salvi show. Quindi anche tifo per Salvi Show, Team Atena. Adesso poi appena andremo anche a inquadrare quelle che sono le vetture, non appena saranno nel giro di uscita, andremo anche a elencare quelli che sono i piloti presenti in questa lobby. Lobby A33, ricordiamo, categoria Pro. Ultima lobby del secondo round. Ci Attenzione, riserverà. che ci fanno vedere già dei grandissimi tempi. Non Non svegliamo svegliamo niente fino niente, all'ultimo, così sto poi. solamente Sì, no, certamente no, che sì. metti hype, perché chi si sta collegando adesso vorrà sicuramente vedere una gara scoppiettante. Sì, diciamo che con questi tempi vediamo una gara scoppiettante. Tempi che potremmo andare anche a analizzare nei confronti della lobby che abbiamo streamato precedentemente, che era una di categoria superiore, quindi una categoria elite. Sa mai che qualcuno di questi nel prossimo futuro non migri Possa verso altre passare, certamente che categorie, sicuramente sì. su categorie più alte. Forse blasonate, anche se poi qua qualsiasi categoria corri, le gare sono sempre belle, sono sempre battagliose, battaglianti. Sì. Abbiamo anche tanti team differenti in lobby oggi, quindi qualcuno potrebbe aiutarsi di meno. Abbiamo visto prima quanto il non aiutarsi ha sfavorito qualcuno. Perché Sì, non c'è aiuta moltissimo. Abbiamo visto che la scia qui porta veramente tantissimo a un'usura gomma pazzesco. Incide tantissimo sull'usura gomma. gomme che ricordiamo essere solamente di compound morbido e medio per la categoria GR4. Intanto stiamo avviando le qualifiche, abbiamo comunicato ai piloti che stiamo per andare a startare i 5 minuti di qualifica consueti per quanto riguarda il manufacture. Correggo anche le grafiche all'interno dello streaming. Perfetto, direi che ci siamo anche per più
piombare, ovviamente essendo in corsia dei box all'interno delle vetture, e informami su chi è il primo, così Il ci primo a sentiamo. uscire è Tigo Durante, Quindi andiamo direttamente su che le è il inquadrature che secondo. ci giungono da Tigo Durante, che in questo momento la grafica ci mostra in seconda posizione, ma sarà il primo ad abbandonare la corsia dei box. Quindi nuovamente un pilota Lion esce per primo dai box, lobby precedente vinta appunto da Ulix, anch'esso di casa Lion Motorsport. Quindi adesso però Matiz si mette a condurre, quindi sarà il primo ad effettuare un giro lanciato probabilmente, probabilmente anche l'unico ad effettuare il terzo giro. Sì, che abbiamo visto che non porta, Tutto però questo guadagno sì, però fai l'ultimo giro e... da solo, tra l'altro. Esatto. Però Tigo Durante sembra molto vicino, quindi qualora dovesse passare la linea Matiz, non vedo perché non possa farlo Tigo Durante se dovesse mantenere questo distacco per tutta la durata della qualifica. Tigo Durante, il secondo pilota a uscire in pista, Mackie the God, il terzo Savvy Shaw, il quarto Dani CT 1946, Dos Fab Leon del Team Thunder Racing, Ciccio Esso KR del Team KRT, Ale Carr di Hot Player Blacklist Genova, Team Dragon e Simello con la GTR del Team Cobra, mentre intanto andiamo su Matiz che sta affrontando per la prima volta la SD Senna. Vediamo quando andrà a registrare il suo primo intertempo, che tipo di tempo andrà a staccare. Intanto 24,6. 24,6, 24,6. 24,6 è un bel intertempo. Un Abbiamo bel sentito, intertempo. arrivano tutti, Mackie the God, Salvi Shaw, tutti un po' staccati, quindi qualcuno patirà meno la scia, patirà meno il disturbo. Diamo Leon una traiettoria un po' strana, quindi forse ha già abortito il giro. Andiamo su Matiz per seguire l'ultima parte del suo primo giro lanciato, il pilota FFM, equipaggiato dal Ferrari 458. Seguito da Tigo Durante con la McLaren. Matiz a percorrere l'ultima curva in salita che porta sul rettilineo dei box. Tigo Durante che potrebbe anche usufruire di un po' di scia, però il Forse distacco un non... pericolo, Matiz sul traguardo in Attenzione, 37-1, attenzione, 37-2 che tempi, per Tigo ragazzi. Durante, Mackie the Mackie the Dog, Dog, 36,870. super tempo. Super tempone, super tempone, signore e signori. Quindi Matiz scende in seconda posizione, in terza posizione per Tigo Durante, Ale Carra del team Hot Player in quarta posizione, Ciccio Esso KR in quinta, Leon in sesta, settimo Dani CT 1946, ottavo Salvi Shaw, nono Dos Fab, decimo Blacklist Genova, Simello che chiude adesso con 38,2, vediamo che posizione va a occupare la sesta, il pilota Cobra, con la sua GTR, quindi è riuscito anche a sfruttare abbastanza bene il motore della vettura giapponese. Andiamo su Matiz che sarà di nuovamente il primo pilota a passare sul traguardo. Vediamo, secondo me lui non prenderà bandiera, ma potrebbe prendere la Tigo Durante nonostante abbiano questo. Oh, attenzione, No. Matiz lungo taglia la curva. Quindi Abortisce. abortisce il suo giro e Tigo Durante si lancia da solo verso il rettilfilo del traguardo. Vediamo se prende la bandiera o meno. Dovrebbe No, farcela.
Dovrebbe farcela attico durante, però non Attenzione, non migliora in questo migliora. passaggio. Vediamo chi ce ne arriva, se c'è qualche tempo giallo che andrà mostrato. Dani CT migliora, si porta in quinta posizione, migliora anche DOS, dopo andremo a vedere, intanto sta chiudendo Ale Carra con 37-1 in seconda posizione, attenzione, il pilota hot play ed arriva anche Blacklist Genova. E arriva anche Matiz che poi chiude l'ultimo giro, quindi pole position presa da Mackie the Dog. Deve ancora arrivare Simello che aveva l'ultimo giro a bordo della sua GTR. Vediamo se riesce a migliorare la sua settima posizione. Mi sembra di no, mi sembra abbastanza alto. Infatti, così è 38,5 per il pilota Cobra. Quindi qualifiche che si dovrebbero chiudere così. Vediamo chi c'è ancora in giro. C'è ancora un pilota. Vediamo qua. Non mi sa. Ok, Tico Durante ha effettivamente. Ah no, se la sgomma. Quindi la parcheggia così Sì, e al hanno finito. tornantiro. Hanno finito. Quindi Mackie the Dog si prende la pole position con il tempo di 1,36 e 870, che è un tempo stratosferico. Abbiamo visto un tempo da star. Sì, abbiamo visto un tempo Abbiamo da visto un star. tempo da star. Attenzione, a Mackie the Dog. Quindi subito le equivalenze che cercavamo prima le abbiamo trovate, se non migliorate, quindi ultime inquadrature che rimangono su Mackie the Dog perché sta andando a concludere il proprio giro. Tico Durante che occupa la quarta posizione ovviamente non andrà a migliorare. Infatti, qualifiche che terminano in questo momento. Henry, se vuoi scrivere che è un minuto e starteremo, io vado a mostrare quelli che sono i Certamente che risultati sì. della qualifica a cui andiamo a effettuare anche lo screenshot. Mackie the Dog conquista la pole position con 1,36,870. Seconda posizione per Ale Carra 7 con 1,37,107, quindi 237 millesimi di distacco per il pilota Hotplate Academy. Terza posizione per Matiz, quarta Tigo Durante, quinta e sesta rispettivamente per Dani e Ciccio SKR. Simello con la sua GTR si mette in settima, ottavo Leon, nono DOS Fab con la NSX, Salvi Show e Blacklist Genova chiudono lo schieramento in decima e undicesima posizione. Quindi questi i risultati della Intanto qualifica. salutiamo Salutiamo Madog, tutti, sì. sì. Ciao ragazzi, grazie anche per i follow, sempre tanti, sempre molto gentili tutti quanti. By3GT, Mike91 e il Team Lions Motorsport, da Italgo, che Team Lion salutiamo. Motorsport è molto presente questa sera, quindi Sì, grazie, grazie ragazzi, grazie. anche complimenti per la vittoria della lobby precedente di Ulix. Sicuramente vorranno anche fare bene in questa lobby il pilota Lion Tico Durante, ma vorranno fare bene sicuramente tutti in questa gara che parte in questo momento, quindi a breve ci troveremo sullo schieramento di partenza che ricordiamo essere di tipo lanciata. Sì. Quindi se tutto ci va bene, esattamente, Gran Turismo ci spedisce nelle migliori condizioni di visualizzazione per lo start, tribune gremite, anche se poco animate. Quindi a breve le vetture verranno sganciate per la partenza. Eccole qua, Mackie the Dog in prima posizione, il pilota Chissà Jens. cosa ci spetta e cosa ci farà vedere Mackie the Dog in gara, perché con un tempo così poi non è detto. Però Però la gara parte con anche Matiz subito che si fa vedere su Ale Carra. Vediamo se c'è qualche posizione già che cambia dietro perché c'è un mucchione. attenzione! Uscita di Simello forse. sì. Con la GTR, Simello, ho Un fatto un flash lungo. arancione. Sì. Sì, quindi guadagnano un po' di posizionali Blacklist Genova, Salvi Show e DOS Fab, ne perde qualcuna Simella, mentre Mackie the Dog ha già preso un secondo di vantaggio su Ale Carra che deve guardarsi gli specchietti da
Matiz 1992 del team FFM. Durante Guardingo in quarta posizione, sappiamo quanto una lotta davanti a sé può essere Sì, l'abbiamo visto anche prima che può essere molto, molto pericoloso lottare in questo momento. sì, questa è la prima parte di gara, quindi tutti si trovano più o meno nella medesima condizione, però Sì. quando poi andiamo a sviluppare una seconda parte di gara dove qualcuno entra in gestione, qualcuno entra in sofferenza. E intanto Mikey the Dog sta cercando comunque di allungare. Un secondo e due già il Sì. vantaggio portato dal pilota Jens su Alecar. Alecar sempre attaccato da Matiz, però non molla in quarta posizione. Tico Durante era dietro, attenzione perché c'è Blacklist Genova agganciato a Salvi Shaw. Attenzione anche per nona e decima posizione con Blacklist Genova che scarta all'interno il pilota Atena, prova la staccata, ma Salvi Shaw si aggancia al pedale del freno e non lo molla, con un'ottima percorrenza anche che gli permette di guadagnare qualche millesimo nei confronti di Dos Fab. Gara animata anche nelle retrovie. Matiz, Tico Durante e Alecar sono praticamente uno attaccato all'altro. Vediamo se adesso nella parte più guidata qualcuno ne farà le spese. Attenzione a Tico Durante che prova a prendere la traiettoria su Matiz. Qua Sì, perché deve. Matiz hai visto come si è allargato per entrare più veloce in curva e Tico Durante voleva approfittarne. Questo ha permesso anche a Dani CT di rimanere sotto. Quindi, come dicevamo prima, Intanto avere qualcuno davanti. Blacklist, Genova e Salvi Shaw che si fanno uno scambio di traiettorie perché sembra che Blacklist voglia Sì, quella nona anche. posizione. Però stanno viaggiando forse un pochettino più veloce rispetto a Dos Fab che occupa la settima, adesso 7 decimi il distacco tra pilota, credo sia Jens, sì, anche lui. L'altro pilota Jens deve difendersi e guardarsi le spalle da Salvi Shaw. Mentre Leon sta provando ad agganciare Ciccio Esso KR. Intanto là davanti ho visto qualcuno che si fa vedere. Matiz con Tico Durante. Matiz continua a rimanere in terza. Tico Durante prova a non perdere il trenino nei confronti di Alecar e Maki the Dog che sta imponendo il proprio ritmo. 2 secondi e tre. Il vantaggio portato in questo momento dal pilota Jens su Alecar in seconda posizione. Mackie the Dog che ha al momento il giro veloce registrato ovviamente nel secondo giro di gara. Attenzione perché anche Simello si è rifatto sotto, eh? Simello sta recuperando da quel piccolo errore che ha fatto in Inizio curva. tragico, Sì. inizio tragico per lui, rientrerà sicuramente perché Blacklist Genova e Salvi Shaw perderanno qualcosina a furia di rimanere in lotta. Simello sembra avere più o meno il loro ritmo, anche ricordo che in qualifica era metà griglia, quindi. E intanto Mikey the Dog fa giro veloce 1:38,3. Migliora Sì. giro dopo giro. Sì. Intanto Tico Anche Durante davanti a Matiz per la terza posizione, quindi posizione guadagnata dal pilota Lion. Matiz non mollerà. 5 minuti ne abbiamo già viste delle belle. intanto salutiamo Mengon Remo che ci saluta. Ciao 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 Mengon, ragazzi. ciao.
Ottima terza posizione di Tigo Durante, che sembra averne forse anche qualcosina in più rispetto a Matis. Vediamo il distacco di 1,8 secondi su Ale Carra, lo andiamo magari a verificare nei prossimi giri, vediamo se il Sì, c'è distacco rimane lo qualche... Sì. stesso. Mentre Leon, che si è agganciato a Ciccio KR, Ciccio SKR, si è portato dietro anche DOS Fab e la compagnia di Salvi Show e Blacklist Genova. Quindi qua il gruppone ancora bello attaccato. Sta guadagnando tanto Leon su Ciccio Sì, SKR. sì. La Lamborghini si fa vedere. Si fa vedere Leon, potrà portare un pochettino più di sicurezza nella percorrenza di curva 1, perché la vettura permette anche una mobilità differente, anche se poi comunque le gomme Attenzione che Mackie the Dog o Ale Carr ha recuperato tantissimo su Mackie the Dog. un secondo, sì. Sì, gli ha portato via un secondo. O c'è stato un errore di Mackie the Dog? Ci deve essere stato un errore di Mackie the Dog, perché vedo il suo ultimo tempo al giro 4 in 1:39.285, quindi alzato di quasi un secondo il suo giro. Direi che forse probabilmente ha effettuato un errore. Di questo ne giova Ale Carra, che si porta a 1 secondo e 1. Girano più o meno simili, eh? Sì. Girano più o meno in modo simile, quindi deve fare attenzione Mackie the Dog a non andare a sporcare nuovamente quella che è la sua gestione di gara. Durante anche ha preso un po' di distacco su Matiz, quindi forse sì, ne aveva qualcosina in più rispetto al pilota FFM, anche che deve gestire probabilmente un pochettino più la gomma, che sappiamo che Ferrari è un po' più pesante per l'usura degli pneumatici. Dani CT, ottima quinta posizione, si sta avvicinando al pilota FFM, il pilota della scuderia Cerbero. Vedete, continua a esserci il gruppetto composto da Ciccio SKR, Leon e DOS Fab. Intanto Ale Carra si è abbassato, è in zona DRS. Ale Carra scende sotto il secondo, anzi scende quasi sotto il mezzo Sì. secondo, quindi difficoltà un po' per Mackie the Dog, che non inizia a sentire un pochettino lo stress portato sul suo compound attualmente montato. Ricordiamo, Eric, che devono montare obbligatoriamente tutti e due quelli che sono i compound Sì. obbligatori, quindi morbida e media, quelli a disposizione dei piloti equipaggiati con la GR4, ovviamente tutti, ma nelle gare di categoria GR4 queste sono le gomme imposte. Mackie the Dog, che ha ripreso qualche decimo su Ale Carra. Tanto anche dietro abbiamo una lotta, ottavo in una posizione con Blacklist e Salvi Show. E intanto Simello si è riportato sotto. Attenzione, Leon è finito in undicesima posizione, quindi Sì. forse ha avuto qualche disguido o qualche problema in giro in 1:45, quindi ha perso 6 secondi rispetto a quello che era il suo tempo precedente. Simello quindi sale in decima, Salvi Show e Blacklist Genova che continuano a scambiarsi le posizioni. Si fa vedere il pilota di Casatena.
attenzione qua, oltre il track limits per Blacklist Genova in una situazione concitata, ne approfitta Simello, prova anche a riavvicinarsi il pilota Thunder in ultima posizione, equipaggiato con la Lamborghini. Ciccio SKR invece si trova agguantato da DOS Fab. Tutto questo va ovviamente a vantaggio di Dani, che porta 4 secondi e mezzo di vantaggio sulla sesta posizione. Intanto davanti Mikey the Dog con Ale Carra fanno un po' di tira e molla. Ale Carra sta mantenendo la media costante del 38,5, vediamo adesso. Infatti 38,6, continua a mantenere questo il suo ritmo di gara, sta alzando di qualche decimo invece Maki the Dog, che trova ogni tanto una prestazione un po' più buia, con un 39 alto portato a giro 4 e giro 5. Sì, avrà fatto qualche errore sicuramente. Buonasera Shider, buonasera, buonasera, ben trovato. Tanto viola Maki the Dog al primo settore. Un po' altalenante, però questo gli sta valendo la prima posizione con 7 decimi di vantaggio sul pilota outplayer, che ha staccato di 3 secondi e 1 Tigo Durante, che mette a sua volta 2 secondi su Frasè e Matiz, che invece deve guardarsi le spalle da Dani CT, che sembra qualche decimo più vicino, scende ora sotto il secondo, variabile. E invece Blacklist, che è sceso in undicesima posizione, l'ha passato anche Leon. Questo Problemi giova per Simello, Blacklist? Simello, Sì. sì. Passato anche da Leon il pilota Dragon, mentre Salvi Show non può mollare un attimo il tiro, perché adesso alle sue spalle c'è Simello, forse una traiettoria non perfetta quella portata da Salvi Show, potrà andare a sfruttare forse il motorone della GTR Simello, ma non riesce a recuperare su Salvi Show. No, molto più veloce la Ferrari della GTR, lo vediamo in rettilineo. Non ha guadagnato neanche in scia. Intanto Ale Carra ha abbassato ancora il distacco. Adesso è proprio attaccato. Adesso è proprio attaccato a Mikey the Dog. Sotto il mezzo secondo Ale Carra nei confronti di Maki the Dog. Siamo in macchina con appunto il pilota outplayed. Vediamo anche le impressioni che giungono dall'abitacolo Total Black del pilota OP Academy. Serie di curve impegnative, anche Sì. perché siamo, attenzione, ma Maki the Dog va a sporcare gli pneumatici prima della salita, quindi forse qualche millesimo perso in uscita, millesimo che potrebbe costargli caro a curva 1, perché Ale Carra sta guadagnando. Va anche a inserire la settima marcia per portare un pochettino di risparmio nei confronti di Maki the Dog. Ecco, anche il discorso scia Harry per quanto Sì, riguarda quello ti il aiuta. risparmio Sì, carburante. risparmio carburante sì. Sul consumo gomme c'è da stare attenti. È un'arma a doppio taglio, Sì, ecco. esatto. Però più che altro che Maki the Dog ha condotto dall'inizio fino a questo momento la gara, quindi per lui il fattore scia non è diventato un fattore chiave, situazione che invece sta in questo momento Attenzione, subendo. Blacklist Genova Box. Blacklist Genova Box.
Quindi primo pit Con le per morbide, Toyota Yaris. attenzione, attenzione a Blackie Lelist che ha azzardato le morbide, cosa che Prima prima abbiamo parte di gara. visto. Sì, prima parte di gara con le morbide. Ritorniamo con le inquadrature televisive che ci giungono dal tracciato dove Mackie the Dog non riesce a scollarsi di dosso alle Carrasette, che vuole soffiargli la prima posizione quando siamo giunti a 16 minuti. Esce sensibilmente più forte in questa quest'ultima curva. Ale Carra guadagna molti millesimi E adesso gli è in proprio uscita. attaccato, eh. Sì, però non guadagna tantissimo in scia, o sta veramente portando anche un Ma risparmio in secondo più sì, secondo azzeccato. me non vuole azzardare adesso, anche perché comunque abbiamo visto che il pit stop avviene intorno al 13esimo, 14esimo giro, perciò sicuramente vorrà risparmiare, però adesso gli è proprio sotto. Attenzione, perché adesso veramente si sta facendo vedere. Eh sì, all'esterno prova a far vedere il muso della propria McLaren. Si stanno conducendo la gara attaccati, anche Sì, perché terza hanno. posizione. Sì. Dietro c'è Tigo Durante che comunque è abbastanza staccato, 4 secondi e Sì. 7 adesso, però c'è Matiz che continua ad avere danni CT alle proprie calcagna in quinta posizione, quindi. Intanto Leon prende mezzo secondo di penalità dietro. Attenzione, Penalità, perché ecco. sì. Penalità che fino a questo momento non Non avevamo ne abbiamo visto. viste, sì. Evidentemente ha azzardato qualcosa, perché lo vediamo in lotta con Salvi Show, gli ha attaccato un. Magari Intanto qualche Simello è lì, tappin. sì. Perciò Simello sicuramente prenderà la posizione di Leon. Leon non dovrà farsi scuola. Attenzione, Leon, Ah, che nonostante. Ale Carra, Ale Carra, Mackie the Dog, Ale Carra dentro, Ale Carra dentro. Abbiamo visto l'ultima parte di Sì. sorpasso con Ale Carra che Sì, 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 riesce, sì, pilota sì, numero sì, sì. 700, riesce a mettersi davanti a Mackie the Dog e a portare già un secondo di vantaggio sul pilota Jens, quindi ho una fase di decadimento pesante dei pneumatici, appunto sappiamo che la Ferrari, una Ferrari, no, la McLaren, No, Mackie no, the sono Dog, tutte e due quindi McLaren. la McLaren, quindi probabilmente le ha consumate un pochettino di più. Sì, probabilmente sì. Probabilmente Mackie the Dog Sì, voleva uno stile di guida scappare e un non po' c'è più riuscito. Sì. Sai, aggressivo. sì. Poi sai, lì il pilota decide al momento. Lì devi rischiartela, o decidi di forzare, scappare via, però sai che comunque poi nel finale dello stint devi soffrire. Anche perché siamo quasi al termine appunto dello stint, Sì. quindi qualcuno sarà in questa situazione di fatica. Anche perché adesso Ale Carra ha preso un bel vantaggio su Mackie the Dog. Mackie the Dog che sceglie la corsia dei box, vedo dalla minimappa, mentre rimango Sì. con Leon perché è riuscito a mantenere la posizione su Simello nonostante la penalità che aveva preso nel giro precedente, undicesima posizione per Blacklist Genova, che ha già effettuato la sua sosta al minuto 16, se non ricordo male. Ale Carra porta 5 secondi di vantaggio in questo momento su Tigo Durante perché è forte della fermata ai pit di Mackie the Dog che però probabilmente caricherà meno o più carburante Dovrà rispetto a. caricare più carburante. Ha risparmiato parecchio perché comunque è entrato con 11, eh?
che non è un quantitativo di carburante che abbiamo visto No. spesso, abbiamo visto degli 8, dei 9, ma 11 Sì, comunque. abbiamo visto anche due. Sì, quello sì. Ecco, quindi nei Sì. confronti rispetto ai consumi che abbiamo visto precedentemente. Intanto vado un attimo con le immagini dietro perché qua quarta, quinta, sesta e settima posizione se le stanno giocando, anche perché sono un pochettino cambiate con qualcuno che ha effettuato la sosta ai pit, hanno tutti guadagnato qualche posizione, ma sono attaccati. Questo sappiamo che può incidere sul rientro di qualche outsider come Leon e Simello, che non si è lasciato perdere d'anime dalla undicesima posizione. Dopo curva 1 è già risalito alla ottava, quando siamo giunti a metà gara, quindi Alle situazione di carre pit un dentro. po' per tutti. Quindi Alecarra dentro, dentro anche Tigo Durante, dentro anche Matiz, arriva sull'ultima curva Fab, attenzione perché dietro c'è Salvi Shaw ingaggiato con Leon alla salita, uno a fianco all'altro, vediamo se prenderanno insieme tutti e due la corsia dei box, tutti dentro, tranne mi sembra Dos Fab che va a continuare, quindi andiamo con la camera su Maki the Dog. Vediamo quando passerà. Intanto Sì. Tigo Durante sta iniziando a caricare carburante. Ale Carra Alecar è invece. uscito adesso, in teoria Vediamo, Maki the Dog porterà dovrebbe essere sì. sicuramente un po' più di velocità in uscita. Quindi potrebbero uscire anche uno a fianco all'altro. Quindi attenzione a Maki the Dog. Infatti, a fianco ad Ale Carra riesce a passare perché è forte di una velocità molto più alta nei confronti del pilota outplayed che però porta un giro in meno sui suoi pneumatici, quindi deve di nuovo Esatto. guadagnarsi il sorpasso in pista, quindi Maki the Dog avrà sperando non porti, ecco, una situazione di consumo eccessivo verso l'ultima parte di gara come ha fatto nella prima. Beh, Alecarra sa che comunque la situazione può replicarla poi nel secondo stint. Intanto Dos Fab non è rientrato. Dos Fab continua, sì, però vedo, mi sembra che gli altri siano già abbastanza vicini, quindi Maki the Dog e Ale Carra sicuramente passeranno agevolmente. Adesso andiamo su Fab che prende ora la corsia dei pit, Però se sai, non questa ricordo cosa male. di avere... È entrato con zero di carburante, attenzione! A Abbiamo macchina visto spenta è anche a entrato. macchina spenta, sì. Gli passa Maki the Dog e registra anche il nuovo giro veloce in gara con 1:37.410. Passa Ale Carra, anche lui in seconda posizione. Passa Tigo Durante, autore di un'ottima gara in terza, quarto Matiz del team FFM Motorsport. Dani in quarta. Vediamo che Fab sta iniziando a caricare carburante adesso sul rettilineo. Arriva CCS Attenzione, KR a fianco a Alecarra, Salvi un Shaw. secondo, Alecarra, un secondo di penalità. Attenzione, qui situazione controversa e particolare a curva 1. Attenzione perché Salvi Shaw è riuscito a tenere la vettura dopo un super testacoda in arrivo alla S di Senna. Erano in tre, uno a fianco all'altro, non c'era spazio, però manovra di recupero riuscita perfettamente per il pilota a tema Blacklist Genova in battaglia con Simello. Qua dietro sono tutti attaccati, Henry, dall'undicesima alla sesta. Sì. Sei piloti, tutti attaccati. Forse un pochettino di lag per Dos Fab, non facile per CCS KR trovare spazio nei confronti della NSX del pilota Jens. Attenzione a Leon, lotte maschi qua dietro, attenzione ragazzi, spazio ce n'è poco, attenzione ai lag che purtroppo non
non ci aiutano. Dos Fab infatti ha la peggio, passa in decima posizione, rimane undicesimo. Salvi Shock prende 2 secondi di penalità purtroppo, quindi gara pesantemente condizionata per il pilota Atena, mentre Maki the Dog ha 4 secondi di vantaggio su Alekarra, che ha Sì. dovuto scontare una piccola penalità pesantissima, Pesantissima, di pesantissima piccola. perché da un secondo si è portato a 4 secondi e mezzo. Perciò Penalità che di piccolo non adesso aveva niente. sì, infatti. Peccato perché adesso Alecarra dovrà fare molta fatica a recuperare. Ha Vediamo, un giro ora in più delle gomme, però. sarà una battaglia sui tempi, Sì. perché se riuscirà a guadagnare, non dico forse 2 secondi, se riuscirà a guadagnare 2 secondi prima degli ultimi giri di gara, potrebbe avere ancora un po' di speranza nei confronti di Mackie the Dog, che sembra patire l'ultima patire l'ultima parte di stint. Sì. Però adesso il distacco è stabile, anche se Alekarra sta portando un miglioramento rispetto al suo giro migliore personale. Vediamo ora Maki the Dog con che ritmo andrà a chiudere i primi giri dopo il pit con questa nuova gommatura. Attenzione, DOS su Ciccio Esort che lagga abbastanza. Devo dire che Dos Fab, l'ho io vedo visto, sì. laggare Dos Fab, Ah, è DOS che lagga? io Io vedo laggare pensavo. Dos Fab, ma se tu vedi Ciccio SKR, ringraziamo. No, perché vedevo uno scambio di posizioni. Io vedo un po' laggare Dos Fab, quindi potrebbe essere lui che magari crea un po' Può essere. di confusione. Speriamo ne crei meno finché la crea a Ai noi, piloti, sì, infatti. infatti. Quindi speriamo possa portare meno problemi nei confronti di chi sta correndo. Simello, ottima settima posizione. Leon che è risalito fino alla sesta. Leon, se non ricordo male, era in ultima posizione. Sta migliorando, tra l'altro, Intanto parziale attenzione dietro. DOS passato. Eh sì, DOS Dos su. passa su Ciccio. Dos su Ciccio e Blacklist Genova, che rimane un pochettino più attardato. Blacklist Genova che dovrebbe essere su una strategia completamente differente rispetto agli altri, perché se non ricordo male aveva pittato intorno ai 16 minuti, quindi magari una situazione un po' complicata quella che gli si presenterà dinanzi adesso, perché dovrà andare a effettuare l'ultima parte di gara. A meno che non vada a effettuare un pit, dovrà effettuarla con le gomme praticamente finite. Mentre Maki the Dog continua a mantenere 4 secondi e 3 di vantaggio su Alekarra. Sì, è riuscito ad abbassare di quei 3 decimi, ma niente di, almeno in questo momento, niente di preoccupante per Maki the Dog. Sì, anche se stavo guardando in questo momento i parziali registrati dai due piloti, sembra essere partito a cannone Maki the Dog con l'utilizzo di questo genere di compound. Alekarra sembra sviluppare una migliore percorrenza generale, un miglioramento costante nei suoi tempi, quindi che non possa magari, ecco, andare a migliorare Sì, più di anche suo perché prima nella adesso seconda vedi parte. che in questo 4 decimi ha momento, tirato lì. Quindi sì, in questo giro gli hai portato via 4 decimi. dovrebbe anche rivelarsi un'arma a doppio taglio, Beh, quella diciamo di che Maki the Dog. se riesce a recuperare, ci inchiniamo ad Alecarra. Eh sì, perché potrebbe fare una gara one shot, perché una seconda parte di gara one shot, perché con la penalità lo ha
penalizzato parecchio, più di quel secondo che Sì, gli è sì, sì. piombato sul tettuccio, però Intanto avrà stavo poco tempo, guardando, eh. Mirko, dietro Osimello si è portato in settima posizione. Perché Sì, e si è agganciato quasi a Osimello. Leon. Sì, esatto. Perché Osimello dall'errore di curva alla Curva 1, giro Senna. 1. Sì. In curva 1, giro 1 era ultimo, Sì, ha portato aspetta. anche un po' di vantaggio su quella che è l'undicesima posizione. Sì, devo dire che ha fatto un ottimo recupero. Peccato perché quell'errore lì gli è costato veramente tanto, ma sta facendo un grandissimo recupero. Beh, forse Interlagos non è una delle piste migliori per vetture che portano una guidabilità un pochettino più limitata nei confronti delle vetture che abbiamo visto per la maggiore, nel caso la 650S Sì. o la Ferrari, anche per una conformazione proprio di vettura, però sappiamo che è dotata di un motore prestante, altamente prestante, E in alcune condizioni. intanto Simello si è fatto sotto Leon. Sì, infatti siamo proprio qua con le immagini mentre parlavamo appunto Sì. del pilota Cobra, però questa battaglia un po' con Leon ha permesso a Fab di ricreare un altro terzetto di cui non fanno parte ovviamente Matiz e Dani CT rispettivamente in quarta e quinta posizione, che stanno sviluppando la loro gara nel meglio modo possibile. Che poi macchine diversissime perché abbiamo Lamborghini con il GTR e la Honda. Eh sì, inquadrato anche Tigo Durante in terza posizione. Alle Carra sempre 4 e 3, Sì, da Machi del Dog, quindi Machi del Dog sta. ultimamente. Ultimi giri. Tempi importanti quelli di Machi del Dog, che porta dopo il giro veloce registrato con il tempo di 1:37:410. Tempi molto interessanti sul 37,5 per qualche giro, poi un 38 basso costante, quindi una Ricordiamo che leggera gestione. 37,4 si fa in qualifica, eh. Sì, 70 e qualifica in cui abbiamo visto 30, 37,4. qualifica in cui Machi dei Dog ci ha fatto vedere un 36,8, quindi Bestiale, bestiale. si trova sicuramente a suo agio con questa vettura. Bisogna valutare sempre comunque bene quello che è l'utilizzo del pneumatico, perché Sì. sappiamo che qua a mezzo giro ti può far perdere, un mezzo giro fatto male o fatto in difficoltà ti può far perdere tanto tanto tempo. Ringraziamo ancora chi ci sta seguendo e sta terminando di vedere con noi l'esito della lobby A33 di categoria Pro. Categoria Pro e lobby al momento comandate dal pilota Jens Machi de Dog in prima posizione, che però ha perso 6 decimi nei Sì, adesso sì. costruttori. Sì. Quindi attenzione a questa fase, sfruttare anche un pochettino di più la pista per essere un pochettino più dolce Perché nei. poi abbiamo dietro Tigo Durante con Matiz che sono abbastanza. Sì, stavo valutando prima il contatto, il distacco era 2,6 più o meno, rimane Sì, costante quello rimane fra, costante, sì. Sì. come quello fra Matiz e Dani CT, che è aumentato un pochettino. Vediamo se dietro ancora Leon, Fab e Simello se la stanno battagliando. No, Sì, quindi intanto Doss è passato, eh? Ha passato Simello. stavano anche battagliando Blacklist Genova Sì. e Salvi Show, che prende un secondo di penalità purtroppo per i track limits.
Perché adesso DOS sembra che voglia andare a recuperare anche Leon. Vedremo se anche lui riuscirà nel suo intento, quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine, 4 minuti e mezzo che diventano e spalancano la porta dalle carra per provare un rientro su Maki the E Dog, perché sono attenzione solo perché ha 3. abbassato veramente tantissimo adesso alle Carra. Sì, sono solo 3 i secondi di vantaggio rimasti Sì. a Maki the Dog nei confronti del pilota Outplayed Academy, quindi si sta accendendo Oh, nel attenzione perché finale. adesso sono 2 secondi e mezzo. Sta cambiando tutto nell'ultima parte dell'ultima lobby dell'ultimo giorno dell'ultima gara, no, della seconda gara del Sì. Manufacturer Trophy con Alecarra, 2 secondi e 3, sta rientrando tantissimo. Andiamo in macchina con lui per vedere anche quello che è lo sviluppo delle curve e delle traiettorie portate dal pilota Outplayed. Alzando anche lui il suo parziale, perché comunque i giri sono in Sì. peggioramento, ma questa è una cosa ovvia visto l'usura degli pneumatici. Però Però piano attenzione perché piano adesso sono 2 secondi. sembra essere Abbiamo più gentile a visto. curva 1 Sì. alle Carra. Voglio vedere quanto guadagno porta nella percorrenza di curva 1. Attenzione, ma si abbassa veramente di tantissimo. Alecarra ha messo una marcia in più. Eh sì, 2 o 3 decimi guadagnati in Sì. una sola curva, quelli di. Perché nel giro precedente gli ha recuperato 2 secondi, Mirko. Sì, 1 secondo e 6 Attenzione. adesso, Sì. quindi ultimi 2 giri probabilmente di fuoco, Sì, 2/3. abbiamo questo e un altro, perciò Maki the Dog deve guardarsi le spalle. Maki Per the Dog in difendersi deve questo sperare in momento, due sì. giri. Sì. Oh, Attenzione, DOS. c'è un crash. Oh, caspiterina, che peccato, DOS. No, Eh sì, purtroppo vero per un crash, peccato. Sì, diciamo. Spero per un crash. stava facendo una gran gara. Stava facendo un bel recupero. Attenzione alle carra, Mirko, attenzione alle È carra. Attenzione, quasi sotto il secondo, il pilota. sì. E stiamo entrando nell'ultimo giro, perché siamo a 38 e 19. Sì. Sì, quello che probabilmente sperava Maki the Dog di non dover effettuare un giro in più rispetto a quello che magari aveva previsto dalla sua strategia, quindi ultimo giro di fuoco per Ale Carra e Maki the Dog. Andiamo con l'inquadratura su Maki the Dog perché è lui che conduce in questo momento la gara. Vediamo Ale Carra che riesce a guadagnare ancora qualche millesimo, forse a curva 1, anche se 1 e 2 è il distacco costante che separa i due piloti di testa. Sì, quel secondo di Questione. penalità ha fatto veramente la differenza perché in questo momento Alecarra ne Eh sì, aveva molto di più. Sì. col senno di poi. Attenzione però adesso anche a queste curve in appoggio dove Maki the Dog forse soffrirà un pochettino di più rispetto ad Alecarra, forse però non basteranno per andare a ricongiungersi con il pilota di casa Jens. È rientrato. Eh sì, Sì. purtroppo non possiamo schierarlo in griglia in questo momento, fosse arrivato qualche minuto prima. Sì. No, ovviamente ci dispiace, No, beh, è certo. una battuta a voler Sì. sdrammatizzare la sfortuna che l'ha colpito, sfortuna che non ha colpito Maki the Dog che si sta accingendo a
vincere quella che è la lobby A33, quindi Machine Dog del team Gents, vince Interlagos, seconda posizione per Alecarra 7 del team Hotplay, ed arriva anche in terza posizione Tigo Durante, Matiz in quarta, anche lui in arrivo, Dani CT 1946, quinta posizione stabile per tutta la gara per il pilota di casa Cerbero. Leon invece riesce a mantenere la sesta posizione su Simello con 5 secondi di vantaggio, va a chiudere la Lamborghini grigio arancio del team Thunder, anche la vettura arancione di Simello passa sotto la bandiera scacchi in settima posizione, arriva in ottava Ciccio SOKR del team KRT Blacklist Genova, va a chiudere in nona e in decima rispettivamente, chiude Salvi Show, quindi lobby A33 categoria Pro Bellissima gara, terminata. tempi pazzeschi, veramente tempi pazzeschi. Tanto complimenti a Machi the Dog. Eh sì, tutti i Sì. Sì, nostri complimenti al pilota Jens, a cui Gran Turismo dedica la schermata di vittoria. Andiamo a salvare subito il replay, a mostrare quelli che sono i risultati di gara della Lobby A33, che vede vittorioso Machi the Dog del team Jens con la tua 650S, 40 minuti 17 secondi e 896 millesimi il tempo di gara. E un miglior giro di 1.37.410, quindi questo è il miglior giro in gara registrato sempre da Machi the Dog, autore di pole position, giro veloce e vittoria in gara, quindi un plan per lui. spaventoso. Alecarra in seconda posizione, terzo gradino del podio per Tigo Durante del team Lion Motorsport, Matiz in quarta, Dani CT in quinta, sesto Leon, settimo Simello, autore di un'ottima gara dopo piccoli problemi all'avvio, Ciccio SOKR in ottava, nono Blacklist Genova, decimo Salvi Show, purtroppo undicesimo DOS Fab causa crash, quindi questi i risultati Sì, anche perché della Lobby stava anche A33. lui, stava facendo un'ottima gara, sì. Sì, era in Davvero, settima sì. posizione prima del crash, quindi siamo molto dispiaciuti, come sicuramente lo sarà lui, per questa situazione un po' Sì, anche extra perché poi è normale. rientrato in stanza, perciò è stato proprio un crash, ma infatti si vedeva che laggava un attimino, eh. Eh sì, forse Sì, ha avuto qualche problemi di problema, però linea. Sì, va bene. era quasi riuscito a portare a termine Bravissimo. Sì, il suo molto bravo, compito. molto Vabbè, a lui bravo. i Sì. nostri complimenti. Complimenti e ringraziamenti che dopo aver portato ai piloti, portiamo anche a chi ci ha seguito, Henry, che ci ha supportato e ci ha sopportato. Grazie a tutti. Quindi chiusa la settimana di gare per il Manufacturer's Trophy, ci ritroveremo per appunto le gare Union, non questa settimana che viene, quella dopo ancora. Quindi E un buon weekend a attenzione, tutti. attenzione, ombrello, stivali. Eh sì, ragazzi, boccaglio e mascherina. sì, e ci sarà da divertirsi anche lì. Quindi ci rivedremo la prossima volta sotto gli scrosci di pioggia Del Nürburgring. del Nürburgring GP. Quindi una buona serata a tutti, un buon proseguo e un buon weekend a tutti quanti. Ci vediamo per le prossime gare del Manufacturer Trophy. Io, Mirko DC10, vi ringrazio Bazzo vi saluta, buona serata a tutti. Ciao, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. ciao, ciao.